Ciao amico visionario, amico di visionaire.fm, io sono Lauretta Buffa e se tu sei indeciso perché questo weekend vorresti andare al cinema ma non sai che cosa c'è di nuovo da vedere, allora questo breve mini podcast può darti una mano a scegliere tra le novità in sala da giovedì. Ready, go! Iniziamo dal documentario In Viaggio, film di Gianfranco Rosi che ripercorre i viaggi di Papa Francesco, testimone della sofferenza nel mondo. Esce anche un altro documentario, Mr. Bachmann e la sua classe, che racconta di un insegnante tedesco prossimo alla pensione che lavora in una cittadina industriale in Germania. Per gli amanti del genere ci sono da segnalare le uscite di due horror. Il primo è The Retaliators, che racconta la storia di un onesto pastore che indaga sulla orribile fine della figlia. Rilassiamo le tensioni e passiamo a un film d'azione, avventura e commedia, Everything Everywhere All at Once, commedia e multiverso insieme. Passando poi al sentimentale e drammatico Gli orsi non esistono di Jafar Panahi, che racconta di due storie d'amore parallele. Vi anticipavo prima che sarebbero usciti due film horror e questo è il secondo, Etching, la forma del male, un film horror d'ambientazione un po' casalingo familiare. Passiamo poi alla commedia drammatica La vita è una danza, film francese sulle avventure di una ballerina che purtroppo è vittima di un incidente. Passando alla commedia italiana Quasi orfano, con un cast molto molto ricco. E poi commedia sentimentale Ticket to Paradise, che vede il ritorno insieme sulle scene di Julia Roberts e George Clooney. Commedia e ritorno molto interessante, ma se stesse a me le mie scelte sarebbero fondamentalmente tre: Everything Everywhere All at Once, che secondo me è il film più interessante del mazzo, seguito dalla commedia romantica Ticket to Paradise e, perché no, potendo anche l'italiano Quasi orfano. Per il momento è tutto, buon cinema, ciao ciao!